una misteriosa finestrella sulla facciata dei Torricini e finalmente siamo arrivati dove il mistero di questa finestra incomincia, quando nel 1839 uno storico dell'arte tedesco, Johann David Passavant, qui in Urbino per studiare Raffaello e suo padre Giovanni Santi, in circostanze misteriose trova una strana tavola che da oltre 150 anni non cessa di porre inquietanti interrogativi ai principali studiosi del mondo. È chiaro che stiamo parlando della flagellazione di Piero della Francesca, il capolavoro che la Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale, conserva ormai da tanti anni come uno, se non forse il più prezioso, gioiello all'interno del suo scrigno. Oggi, dopo 20 anni di studi e di ricerche approfondite e ritrovamento di alcuni documenti inediti, credo di essere riuscito finalmente a dare un volto certo ai tre personaggi alle mie spalle e a conoscere e a capire il significato più profondo, più segreto di quest'opera straordinaria. Ovviamente ho voluto racchiudere tutto in un libro, in un'opera molto onesta e il cui titolo non lascia spazio a dubbi. L'ho intitolato infatti La flagellazione. All'interno di questo lavoro si scopriranno quelli che sono stati i segreti per tanti anni, per secoli celati, di una delle più mirabolanti, meravigliose corti del Rinascimento italiano.